Il 3 marzo, giornata mondiale dell'udito, che viene celebrata con una maratona nella quale città di tutto il mondo sono in collegamento per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa problematica. L'unica città in Italia è Pescara. Possiamo dire proprio che Pescara è la capitale dell'udito. Abbiamo con noi Mauro Menzietti, che è il fondatore della ONLUS, Nonno Ascoltami Udito Italia. Un grandissimo evento. Sì, un orgoglio importante per la nostra città, per la nostra regione, per i nostri esperti, perché proprio da qui, oggi, in collegamento con oltre 100 paesi del mondo, insieme all'OMS, anzi con un'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci incoraggia, che ci chiede, ci sostiene appunto di lanciare questo messaggio forte in Italia. Perché oggi per noi il virus, per il mondo dell'udito, è proprio la disinformazione, la mancanza di informazioni, l'ignoranza. Per cui i giovani non vivono un ascolto responsabile, rischiano di essere esposti eccessivamente al rumore, all'uso delle cuffiette sconsiderato, e i nostri anziani rischiano di rimanere isolati proprio perché non hanno informazioni su come risolvere il loro problema di udito. Oggi il lockdown ci ha dato veramente uno spinta forte, uno stimolo forte, perché l'udito è stato, come dire, l'unico mezzo attraverso il quale siamo rimasti connessi, sia per la teledidattica, sia per il telelavoro, ma anche per gli affetti. Immaginiamo i nostri anziani, attraverso il telefonino hanno potuto mantenere attive le loro abilità anche relazionali. Ecco perché l'udito si è preso un po' una rivincita in questo momento di pandemia. Le mascherine, il distanziamento sociale hanno aggravato la condizione. Ecco perché oggi la giornata mondiale dell'udito ha un significato ancora più importante. È urgente risolvere i problemi, è urgente fare informazioni, e oggi proprio qui da Pescara, con un estremo e forte orgoglio abruzzese ma anche italiano, siamo collegati con tutto il mondo e l'OMS ha premiato questa iniziativa italiana, unica in Europa, tra 52 paesi del mondo. L'Italia è stata scelta come evento principale, protagonista di questa grande maratona. Grandi presenze si stanno alternando in questa maratona? Sì, abbiamo in collegamento i massimi esperti del settore, istituzioni, università, ricerca, volontariato, associazioni, anche tanti cittadini, anche tanti portatori di protesi acustiche o impianti cocleari o persone che hanno problemi di udito. Perché l'unione fa la forza e l'intento è proprio questo, creare una cordata, una rete italiana, appunto, che spicca, come dicevo, nel panorama mondiale, appunto perché c'è una voce unitaria. In Italia siamo riusciti ad avere, attraverso questa ONLUS, un'unità di intenti molto forte, e oggi qui a Pescara abbiamo tutto il mondo dell'udito ed è un orgoglio fondamentale.